come si fa una campagna elettorale? Se fate questa domanda ad un esperto di comunicazione vi risponderà che dipende dal target di riferimento. Alcuni fanno campagna elettorale in doppio petto e mocassini, organizzando conferenze e riunioni politiche all'interno delle quali consolare il proprio ego, stonando la platea con paroloni altisonanti, una sorta di maniacale forma di autoreotismo, tipica della politica vecchio stile. Ma immaginate per un momento un politico che pensa ai giovani come target. Come fare a parlare ai giovani? Niccolò Dati sa come parlarci, non ha bisogno di esperti perché con i giovani ci vuole qualcuno che abbandoni il politichese e parli loro la loro lingua. Ed allora invece di microfoni e platee, meglio parlare a voce, direbbero gli attori, anche perché parlare a voce vuol dire essere più vicini e Nicola vuole essere vicino ai giovani, vuole sentire quello che hanno da dire, vuole capire quello che hanno da offrire. Ma soprattutto, non convoca i giovani in ufficio, li raggiunge al bar, al Be Cool per l'esattezza. Vi ringrazio per essere venuti, questo locale ha un nome significativo, dice Be Cool. Noi vogliamo una Napoli fresca, una Napoli giovane, non una città normale come mi è capitato di leggere sui manifesti, perché Napoli non può essere una città normale. Napoli è una città straordinaria, complicata, difficile ma straordinaria e chi l'amministra deve esserne consapevole. Poche parole, molti sorrisi, poi ci si saluta. E l'impressione è che Niccolò Dati sia davvero l'unico a credere sul serio nei giovani. Immaginare un altro politico che scelga i giovani come target. Un altro ancora. Be cool. State freschi. Me, baby, no pimp, daddy, yeah. It's Cadillac, white, no Cadillac, white,